Women will not be ever as important as the music. And if a woman thinks she can, she's kidding herself, because a guy who really loves the music, that's where he's going to be. Buonasera a tutti, questo è Donuts, presenta Daniel Della Crew e l'episodio è il numero 16. We talking about hot and spicy grooves. Oggi vi farò fare un giro attraverso, insomma, quei groove speziati e caldi. Iniziamo, occhio, perché questo potrebbe essere uno dei pochi aperitivi utili della settimana. Da domani forse torna il brutto tempo, chi lo sa. Comunque meglio uscire e godersi questo tempo. Sono le 19:25, right on time. Io sono Daniel Della Crew e questa è Donuts. The girl.
Daniel della Crew e questo è Donuts, episodio numero 16, Hot and Spicy Grooves. Allora, prima vi stavo per far vedere un disco, ma poi ho deciso di no, perché tanto quel disco torna e ne parliamo dopo. L'inizio è molto slow, ma insomma, per Hot and Spicy io intendo quei groove che sono sexy, che sono speziati, che sono rari e che sono strani. Quindi il nostro viaggio sarà come sempre in giro per tutto il mondo e sarà come sempre particolare e groovosissimo.
qualche reference rispetto a questa musica che è reggae, ma non è solo reggae, questa è musica dub, ok? È tutta quella musica reggae che viene curata molto nella parte dei bassi, nella parte della post produzione, e ci siamo sentiti un po' delle robe che a me più piacciono per quanto riguarda questo tipo di scena, che riguardano la Trojan Dub Records, anzi Trojan Records, che poi ha tutta una sua parte dub, e la Studio One, e come figura di riferimento sicuramente Lee Scratch Perry è il più grande di tutti, dub maker. Questo è Donuts, io sono Daniel Della Crew, 19:38, e questo è Wolf Mueller, Let's Get in the Groove.
ve l'avevo detto che oggi eravamo speziati, eravamo super hot e piano piano ci addentriamo nella giungla, diventiamo super tropicali dopo aver galleggiato sul dub. Qui da noi c'è un po' di sole, questa è Radio Passeggiata, noi siamo direttamente davanti ad un sacco di verde, quello che vedo io per il 90% è verde, per il 15% è luce, già siamo fuori il 100% e per il resto è tutta bella gente, quindi let's get in the groove con Daniel Della Crew. When we want to call somebody or we want to tell something to somebody, if we want to play the break, everybody to go out and eat, we play it. And my brothers, Papa bet you on a fair that can't even have it now. Tropicalismo e cose varie, in realtà abbiamo sentito Wolf Müller che è decisamente tedesco, poi ora stiamo ascoltando un producer che è decisamente londinese e il prossimo che ci andiamo ad ascoltare addirittura è un talento nostrano, cioè Giuseppe Leonardi, che abita a Berlino, quindi questi sono tropical dentro, perché in realtà di tropical non vedono proprio un cavolo. Questo è Daniel Della Crew, questo è Donuts, sono le 19:45, let's get in the groove. Thank you.
Bella Omis, ci stiamo ascoltando Maga di Giuseppe Leonardi, che è un italiano che fa musica elettronica di quella sofisticatissima, di quella che piace a noi, che da quello che ho capito vive a Berlino. Comunque questo è il pezzo più bello sicuramente, almeno per quanto riguarda il mio gusto, di Jack of All Trades, che è il suo disco. E questa è Maga. Io sono Daniel Della Crew e questa è Donuts, episodio numero 16, Hot Spicy Group. E qui si continua sul bounce. Quello che ci stiamo ascoltando è Romer, e quello che ho davanti a me è Emiliano Severoni, cioè Mr. Ease Music Machine in persona, con una cassa e un casco in mano, che rappresenta quanto più di possibile di festaiolo. Una cassa e un casco in mano è veramente, cioè, lanciati verso l'estate e lanciati verso la festa. E quindi let's get in the groove con Daniel Della Crew e Mr. Ease Music Machine. Questo sotto è Romer con Jimmy and Five. Thank you.
You know what I mean? Allora, io queste parti super lente ma super gonfie le chiamo delle invocazioni, ok? Se avete fatto caso, sotto c'erano sempre delle voci che sono dei sample presi da chissà dove. Ad esempio, questa quel caso è questo. Cioè, la copertina di questo disco ha milioni di facce che rappresentano la black music quanto più possibile. E questo è l'estratto più felice dal disco di Romer di un po' di tempo fa, Jimmy and Fai. Qui si continua, questo è Daniel Della Crew e questo è Donuts. Guitar with his teeth, and that's why they didn't want him to shake his long process and come near the edge of the stage and lick his tongue with the girls, because they would all scream. They treated him like he was a star, you know. They were the fucking side men, you know what I mean? So as often as they could, they would kind of keep this quiet, right? Siamo scaldati ben bene e questo inizia a essere uno dei punti di snodo della nostra puntata Hot and Spicy insieme a me, che sono Daniel Della Crew, e questo programma è Donuts, l'episodio è il numero 16. Quello che ci stiamo ascoltando sotto invece è Nicola Cruz con un suo pezzo che è Zanza. Adesso vi faccio anche vedere la copertina del disco perché è strabella e vi faccio anche sentire, ma tra poco ne sentiremo delle bellissime. Let's get in the groove con Daniel Della Crew. We'll be right back.
lentamente ma molto gommosamente e festosamente ad un punto di snodo di questa puntata, che avrà una lunga sezione mece alzo pure in piedi, che sta per iniziare. Insomma, oggi sarà veramente faticoso, da qui alla fine saranno tutti treni. Let's get in the groove con Daniel Della Crew, questa è Radio Passeggiata e questa è Donuts. Elijah, in Zaire, with him came the superstar.
Allora, questo in termine tecnico ve lo dico dopo come si chiama. Questo è Daniel Della Crew e questo è Donuts, episodio numero 16. Quello che stavo cercando di dirvi prima, che il pezzo precedente, che era Inside, una re-edit veramente strana che si chiama At the Dawn, cioè all'alba, fatta da Bird in the Dust, che è un producer di non so dove sinceramente, e sta in questo disco che è veramente una fantasticheria, che si chiama Disco Amam volume 5, eccolo qua, dal quale abbiamo sentito anche la seconda traccia di oggi, che io non so come si chiama, non so chi sia, e non c'è assolutamente nessun modo di trovarla se non qui, in uno dei lati di questo disco, non vi dico nemmeno quale, a che punto. Comunque fatto sta che quello era un estratto da Disco Mam, come lo era il pezzo di prima, che si chiamava At the Dawn, Bird in the Dust. E prima cercavo anche di dirvi che tecnicamente è quello che si chiama, si dice un arcaccione, ok? È un pezzo veramente vecchio che però tutti conoscono, è veramente figo e soprattutto ci hanno rilavorato benissimo, benissimo sopra. Adesso quello che cercavo è il disco che ci abbiamo qui sotto, che è di Ivan Mamao Conti. Con questo lo so, un po' ammorbato, però è quasi estate. Guardate che bella copertina. Il disco si chiama Poison Fruit e Ivan Mamao Conti è lo storico percussionista degli Azimuth, che quest'anno ha fatto uscire questo disco nel 2019, gennaio 2019, per la Far Out Recordings, e questa è Echos D'Amata, Ivan Mamao Conti, Let's Get In The Groove.
Allora qui si rientra subito in Hot Zone con Tony Allen e Jeff Mills. Scusate per l'1-2, prima Ivan Mamao Conti from Azimuth e adesso Tony Allen direttamente dagli Africa 70 e dalla batteria dell'Afrobeat migliore che ci sia mai stato, insieme a Jeff Mills. E questo è un disco uscito a fine 2018, Tomorrow Comes the Harvest. Guardate che copertina e sentiamoci che groove insieme a Dan Mark. Questo è Tony Allen insieme a Jeff Mills e siamo on the run. I want to.
ore 20 e 17 e entriamo nell'afrobeat più chic che possa esserci insieme a Jeff Mills e Tony Allen. Tony Allen è decisamente l'inventore della figura ritmica alla batteria del genere dell'afrobeat, è stato il maestro dell'orchestra degli Africa 70, cioè dell'orchestra dei Sir Fela Kuti per decenni. E adesso continua a sfornare dischi come se fosse un funky ragazzino. Questo è Daniel Della Crew e questo è Donuts, episodio numero 16. Io quando ho pensato a hot and spicy come aggettivi o comunque come titolo di riferimento per la puntata di questa settimana, ho pensato proprio a questo, insomma, di farvi fare un giro prima in Giamaica su quei dabboni che abbiamo ascoltato prima e poi tornare verso l'Africa, che è quello che stiamo esattamente facendo e continueremo a farlo. Il prossimo brano è tratto da un progetto interessantissimo che si chiama Rocket Juice and the Moon, del quale abbiamo parlato anche con Emiliano. Abbiamo parlato copiosamente di questa formazione, di questo progetto, ma potremmo non smettere mai. E quindi si continua, Let's Get in the Groove con Daniel Della Crew. Get it! Il caso di spendere due paroline al riguardo. Rocket Juice and the Moon sono Tony Allen alla batteria, Damon Albarn alla produzione e comunque alla mente di questo progetto, e al basso Flea del Dutch Peppers,
con l'aiuto in questo caso della voce di Erika Badu. E non solo in questo caso, insomma, spesso succede questa cosa. Rock and Juicy and the Moon è un lavoro stupendo. Questa è la copertina, ok? E dentro c'è anche un inserto bellissimo. Questo è Hey Shooter, Rock and Juicy and the Moon featuring Erika Badu. Let's get in the Afrobeat con Daniel De La Crew. In una
Taira version, cioè Taira è il produttore che fa uscire questa robetta per Wawa Records. E Jill Scott Heron invece è l'autore del pezzo che è The Revolution Will Not Be Televised. Avvicinando verso un super finalone, ve lo dico, e tra poco una fresconeria di quelle infinite, ma ve ne parlo dopo. Let's get in the groove con Daniel Della Crew. Ascoltando un estratto dall'ultimo album di Guts, che è uno dei producer più interessanti che ci sono in circolazione almeno in Europa, e questo è estratto da Philanthropix. We'll be right back.
E sul finale si vola, questo è Donuts episodio numero 16, Hot and Spicy Grooves insieme a Daniel Della Cruz. We'll be right back.
butter, what are you gonna do? Tirare i quattro treni finali che ci porteranno verso la conclusione dell'episodio numero 16 Hot and Spicy Groove insieme a Daniel Della Crew. Questa era Donuts e io insomma tiro l'ancora un pochino e poi dopo di me Mr. East Music Machine. Oggi state attaccati a questo tempo fantastico che c'è, perché non è detto che ci sia nei prossimi giorni. Questa è la nostra finestra sull'estate, Hot and Spicy Groove insieme a Daniel Della Crew. Hey brother, what are you gonna do? Understand, mighty God is a living man.
now you see the light. Oh yeah, yeah. Stand up for your rights. Yeah, yeah, yeah. Get up, stand up, get up. 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 Tune to the international sound. Pure fire, turn up the amplifier. Don't deny ya. Wicked and wild, murderous style. Well versatile. I like off, come chat pure lyrics in the dance. Come make we jump and prance. Hey! Oh yeah. Should I ask you before, wanna hold you some more? Is it too late? That's why I asked to be sure before you walk out the store. Is it too late? I should have told you before, wanna hold you some more. Is it too late? That's why I asked to be sure before you walked out the door. Is it too late? Is it too late? Is it too late? Is it too late? Oh, oh, oh. Is it too late? Is it too late? Ah, eh. Is it too late? Is it too late? Is it too late? Oh, please tell me now. Is it too late? I should have told you before, wanna hold you some more. Is it too late? That's why I asked to be sure before you walked out the store. Is it too late? Oh, it's too late, yeah. Is it too late? Is it too late? Put it on the line. 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 Has me every time, yeah. Has me every time. Now that we together, she said we'd be forever. But I got someone in me, they need me, but she told me never. And now that we together, she said we'd be forever. But I got someone in me, they need me, but she told me never. And now that we together, she said we'd be forever. But I got someone in you, may leave me, but she told me never. And now that we together, she said we'd be forever. But I got someone in you, may leave me, but she told me never. She told me never, 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 never. But she told me, that's what she told me. Is it too late? Oh, but she told me. Is it too late? Oh, but not a lie. Is it too late? Put it on the line, yeah. And now we together, she stayed me forever. And now that we together, she stayed with me forever. She saved me. Siamo veramente verso il finale di Donuts episodio numero 16. Le ultime due tracce per me e poi lascio spazio a
Mr. His Music Machine, e ci tengo a concludere così con un lancio verso l'estate di quelli che veramente levati.
arrivati veramente ai saluti finalissimi con l'ultima traccia dopo di me, Mr. Is Music Machine. Continuatevi a godere questa serata. Buonasera Valentino, buonasera a tutti. E io vi saluto così con il prossimo pezzo, che è un pezzo molto particolare perché è uscito da veramente poco. È di un artista italiano che stimo particolarmente, è Riccardo Sinigaglia, è estratto dalla colonna sonora di dello Spietato, film di non so chi, uscito per la produzione di Netflix con Riccardo Scamarcio come protagonista. Ma quello che è veramente bello è la colonna sonora, e questo è un estratto, è Malamore, con cui vi saluto. Io sono Daniel Della Crew, dopo di me Mr. Is Music Machine, Riccardo Sinigaglia, right now. Infiammandomi il polmone, un segno sulla coscia alla tua bocca migliore, nel cuore che divori come un pugno di more. Di che bene mi amerai, di malamore, sì, di malamore. Di che mi amerai, di febbre consumata, prendi alla fronte il cervello fra il pallone, un bacio nella gola alla tua bocca migliore, e l'asma che mi cola come piombo sul cuore. Di che bene mi amerai, di malamore, di che bene mi amerai, di malamore. Confusione, stordendo il nervo il pensiero va in canzone, un ago nella pelle il tuo colpo migliore, è il fiore che si secca nell'occhiello del cuore.